Ciao a tutti, un nuovo video. Oggi faccio un video con l'albero di Natale perché non ho fatto nessun video di Natale. Praticamente sono scomparsa il periodo di Natale perché non ci ho avuto proprio modo, tempo di girare video. Di solito non fa, è tanto più che altro che non giro video natalizi, pare che però l'anno scorso, 2 anni fa, non so quando è l'ultima volta che ho girato dei video natalizi, forse il primo anno che sono venuta in questa casa. E quindi niente, per respirare ancora un altro po' l'aria natalizia, ho deciso di fare un video con questa inquadratura bellissima, con me di lato e con l'albero di Natale vicino. Ok? Allora, non mi prendete in giro per favore, perché anche io voglio fare un video natalizio. Allora, perché sono qui? Perché voglio mostrarvi i preferiti del periodo. Sono pochi prodotti, però ve li voglio far vedere perché ci tengo a mantenerli un attimo in memoria. E ci tengo anche a essere un po' più presente sul canale. Allora, anche qui ho un faretto puntato praticamente sul mio bellissimo naso, però non ci posso fare niente, questa è la location che ho scelto oggi e purtroppo in questa casa ci sono prevalentemente faretti e quindi tanto stiamo tra di noi, non fa niente. Allora, vi ho già menzionato questo sapone che ho preso. Era un bel panetto grande grande, io lo sto tagliando a fetto ogni volta e lo sto utilizzando sia per la doccia sia per lavare le mani, quindi ce l'ho in bagno lì nel portasapone. Ed è con burro di karité, olio di cocco, miele e citronella ed è idratante e lisciante e questa è la marca, è praticamente un sapone africano che ho preso al Festival dell'Oriente. Mi sta piacendo tantissimo sia per le mani sia per il corpo perché non secca per niente la pelle e anche perché ha una profumazione quasi inesistente, però comunque si sente ed è buonissima. Profuma di olio di burro di karité, io amo il burro di karité. Poi un altro prodotto che mi sta piacendo tanto è questa acqua micellare idratante Aloe Vera della Sobbio. Io sono in realtà forse 2 mesi che non mi trucco, però siccome ho ricominciato ogni tanto ad utilizzare almeno un po' di mascara, sempre per il solito problema che ho con purtroppo con questi sfoghi sul viso, quindi io sto praticamente utilizzando pochissimo il make-up. Il rossetto però lo utilizzo sempre, mi piace tantissimo utilizzare gli occhi completamente nudi, ma senza proprio nessun tipo di trucco, e il rossetto oppure solo mascara e rossetto. E questa acqua micellare mi sta piacendo tanto, è con succo puro di aloe vera bio, acqua floreale di Fiordaliso bio, viso e occhi per tutti i tipi di pelle. È molto molto delicata, mi piace. E quindi la voglio menzionare qui in questo video. Poi, naturalmente, è un prodotto che mi sta piacendo veramente tantissimo e che in realtà è quasi finito. Lo sto usando da 1 mese e mezzo più o meno. È questa crema Martina Gebhardt al burro di karité. Io amo il burro di karité e questa crema mi sta salvando la pelle. Ho preso anche la lozione in mini taglia. Questa è la full size, questa è da 50 ml. La lozione la sto usando meno, spesso mescolata a questa. La sto utilizzando anche per Sofia la mattina, casomai quando esce presto presto per andare all'asilo verso le 8:30 che fa veramente freddo. E la metto sul viso anche dopo la doccia, dopo il bagnetto, a pelle umida, in modo da proteggerla, soprattutto in questa zona intorno alla bocca, perché ha la boccuccia tutta quanta screpolata. Poi sto apprezzando, ve l'ho già parlato, di questo burro solido della marca Cosmetica Naturale Creativa Stai Bene Cosmetica, è al patchouli, è un olio solido ed è buonissimo, è diventato piccolino perché praticamente lo utilizzo dopo la doccia, pelle umida, quasi bagnata, con il calore della pelle, della doccia e dell'acqua, si scioglie. Ed è comodo perché io praticamente ve lo passo proprio addosso in questo modo e poi lo spalmo. E volevo menzionarlo perché appunto ve ne avevo parlato appena l'ho comprato, l'avevo utilizzato una volta sola, quindi non potevo farvi una recensione un po' più precisa e dettagliata e dirvi se mi piaceva o meno. Confermo il fatto che è un buonissimo odore, un buon prodotto e sicuramente mi piacerebbe acquistarlo. L'unica cosa che non mi piace è che il packaging è di plastica. Poteva essere fatto anche in questo modo, secondo me, con una semplice bustina e basta. Però la scatoletta alla fine si può riutilizzare in qualche modo, quindi vedrò di riciclarla in qualche modo. Poi, naturalmente, un grande amore del passato ed è ritornato perché ho deciso di riacquistarla ultimamente, la crema rassodante della Anthos. Io sto utilizzando prevalentemente oli con packaging preferibilmente di vetro, però ho deciso di riacquistare questa crema perché mi andava di riutilizzare una crema da spalmare tanto, una crema specifica, una crema di questo genere perché
insomma, c'avevo necessità. Questa è una crema rassodante utile in caso di rilassamento cutaneo, smagliature e pelle secca, con gli estratti presenti sono rassodanti e tonificanti. Questo è con olio di germe di grano e avocado, estratti di echinacea, equiseto e mela. Ve la consiglio assolutamente, l'ho acquistata già in passato, mi è piaciuta tantissimo, l'ho utilizzata addirittura come doposole e la sto riutilizzando adesso, purtroppo non tutti quanti i giorni dopo la doccia perché non ho tempo di fare quei bei massaggi che facevo una volta, però comunque quando la utilizzo mi ci dedico un bel po'. Assolutamente promossa, promossissima, e la riacquisterò, è la crema mani protettiva aloe vera e pelli secche, quindi in questo periodo aloe vera e burro di karité vanno alla grande. E crema mani protettiva della Natyr, questa l'ho testata, mi pare sia da Tigotà, era un'offerta, è una crema protettiva che mi sta piacendo tantissimo. Ve la consiglio assolutamente, questa ce l'ho in borsa e me la porto sempre dietro. Poi ho riacquistato e mi sta piacendo tanto questo deodorante della Terre Natura, si chiama Chloris di Vinta dei Fiori, non sa di fiore, ha una profumazione speziata, ha un aroma molto molto particolare, mi piace tantissimo anche come profumo e ve la consiglio se amate i profumi un po' legnosi, particolari, un po'. Insomma, non in classici profumi di frutta e di fiori. Infatti, la divinità dei fiori, però, fiori non si sentono proprio. Questo in passato l'ho acquistato tantissime volte ed è un prodotto che per me è una conferma. L'unica cosa, dovete stare un po' attenti al dosaggio perché se spruzzate troppo prodotto risulta un pochino appiccicoso sulla pelle e quindi può dare fastidio. Questo e il deodorante Veleda alla salvia sono i miei deodoranti preferiti proprio in assoluto. La salvia è proprio il più buono di tutti, però siccome costa il doppio di questo, ogni tanto insomma faccio un po' e un po'. Adesso ho riacquistato questo per evitare di spendere troppi soldi, casomai con il resto con la differenza mi ci compro qualche altro prodotto. Poi per quanto riguarda il make-up, assolutamente la matita Tartan della Neve Cosmetics, questa è una delle ultime linee uscite, mi piace tantissimo, abbinata o al rossetto Red Berry Charm della Lavera, che vi mostro qui, è un bel rosso appunto ciliegia, bellissimo, con questa luce probabilmente non si riesce a notare. Oppure con il balsamo labbra formula pura della Deborah, il numero 07 a fattore di protezione 25, che è appunto un bel rosso intenso ed è bellissimo sia da solo sia sulle matite per renderlo un po' più morbide le labbra, però per non togliere il colore come si farebbe, no? Con un burro labbra normalissimo. E poi assolutamente promuovo, lo riacquisterò, lo sto già cercando, ma praticamente è finito d'acqua e sapone. Questo trattamento riparatore della Lavera, ce ne sono due tipi: uno con olio di argan, uno senza olio di argan. Io preferisco questo senza olio di argan ed è Lavera Repair con melograno bio. Questo colore non ha odore, praticamente questa cosa mi piace tanto ed ha questo tappo qui. L'altro invece ha un tappo non lucido, ma matte praticamente ed è più squadrato. Ci sono due formulazioni, diciamo così. Questa è ottima, ve la consiglio assolutamente. Ok, il mio video lampo e natalizio sui prodotti preferiti del periodo finisce qua. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Vi auguro buon anno, se non ci rivediamo con un altro video, e buon proseguimento delle feste. Un bacio grande, ciao! Come al solito mi intrufolo nei miei video perché ho dimenticato alcune cose, alcuni preferiti di dicembre, e sono innanzitutto questi kaki vaniglia, quindi kaki quelli che rimangono abbastanza duretti, mi piacciono tantissimo e praticamente ne ho fatto una scorpacciata esorbitante durante tutto quanto il mese di novembre, veramente una scorpacciata bella grossa. Li mangio praticamente tutti i giorni, almeno due al giorno dopo i pasti principali e spesso anche a merenda. E niente, questi sembrano dei pomodori dal video, invece sono kaki vaniglia. Poi ho dimenticato le tisane che io ho apprezzato particolarmente nel mese di, in realtà dal mese di ottobre in poi ho dimenticato di menzionarvi tisane. La preferita del mese di ottobre è stata sicuramente questa,
Mela d'Oriente, ho dimenticato di inserirla nel video dei preferiti d'ottobre. Non ho girato il video dei preferiti di novembre, comunque sia a novembre ho continuato ad utilizzare questa tisana perché ne ho acquistata un'altra confezione. E poi anche la Celestial, questa qua, Tension Tamer, l'avevo comprata in Olanda. E questa qua, ora vi dico cosa c'è. Riesco a leggerlo in italiano, a tutte le lingue ci sono tranne l'italiano, praticamente è impossibile, dai, perché non c'è l'italiano. Vabbè, comunque c'è menta, zenzero, cannella, camomilla, lemongrass, liquirizia, tiglio, limone, vitamina B6 e B12, addirittura addizionata con vitamine, ed è molto molto rilassante, l'ho utilizzata naturalmente di sera. Poi a novembre mi sono letteralmente innamorata, novembre e dicembre, di questa Clipper Skinny Vaniglia. È praticamente infuso biologico alla vaniglia aromatizzato alla fragola ed è buonissimo. E praticamente da ottobre finora mi sono un po' riavvicinata alle tisane, quelle con la frutta, che io non ho mai amato particolarmente perché le ritenevo aspre. Risultavano, se, non so, le sentivo aspre con il palato. Invece adesso no, è un po' di tempo invece che utilizzo queste, le ho anche mixate queste due, è uscito un mix stratosferico, quindi questa qua, certo io si appoggio forse la fotocamera, volevo fare tipo vlog, ma non è il caso. Se accendo questa com'è? Brutta, questa luce qui, oh, vabbè. E ho anche mixato queste due tisane, quindi fico e mela e fragole e vaniglia, l'uscita è una combinazione spaziale, ve le consiglio sia da sole sia mixate. Si trovano da acquistapone, quindi ormai anche le Clipper fortunatamente si trovano da acquistapone. E poi a dicembre, che è il mese di cui vi sto parlando in questo video, ho continuato ad apprezzare, ad amare soprattutto questa ed anche naturalmente il Christmas Tea. L'ho acquistato apposta per il periodo natalizio. È molto molto buona questa, è una delle classiche tisane aromatizzate speziate, diciamo, della YOGT, dove naturalmente c'è la cannella e lo zenzero, però c'è anche l'anice e mi piace molto. C'è tra l'altro il tè rosso, quindi il rooibos, cannella, liquirizia, coriandolo, honey brush, scorza d'arancia, chiodi di garofano, pepe nero, anice, succo di limone disidratato, si sente questo limoncino che ci sta molto bene, anice stellato, cardamomo, cicoria tostata, lime, olio essenziale d'arancia, olio di cannella e tutto da agricoltura biologica naturalmente. E poi appunto questo progetto, Kumari Project, che è un'iniziativa no profit che offre sostegno e guida ai piccoli orfani del Nepal e l'obiettivo è garantire ai piccoli ospiti un rifugio sicuro ed un percorso di istruzione scolastica, guidandoli così verso un futuro migliore. Questo è un progetto che è molto importante per la IOGT perché sono tanti anni che lo sostiene e quindi insomma una cosina in più a favore. Poi l'ultimo, ma non per importanza, è un prodotto che voglio mostrarvi, che vi ho già fatto vedere nel video dei preferiti di ottobre, ma ve lo voglio far vedere un attimo in azione qui, ed è praticamente la Cialda Neve Cosmetics, vedete, questa qui rossa, red carpet, che sta nella palette scurissimi, quindi in realtà è un ombretto, che però io ho usato praticamente sempre come blush. Allora, io adesso la faccio particolarmente provata perché sono reduce dall'ultimo pranzo con mio fratello, insomma, e tutta quanta la sua famiglia. È domenica, sono alla fine delle vacanze, praticamente sto stremata. Ho un mal di schiena che mi ha preso così all'improvviso, penso una contrattura, data dall'età. Sicuramente dal fatto che non sono più il ghepardo di una volta, anche perché mi sono stancata un bel po', anche il freddo, insomma un mix di cose. E quindi ho la faccia abbastanza provata, quindi in realtà voi non fate caso al viso. Non ho trucco, avevo messo giusto un po' di mascara, un po' di rossetto che ho rinnovato, giusto rinfrescato per fare il video. Però insomma non ho base, non ho niente. E vi voglio far vedere appunto proprio sulla pelle, senza base, senza BB cream, senza CC cream, senza fondotinta, l'effetto di questo
ombretto che io invece uso come blush. In realtà in questi mesi ho utilizzato, in quest'ultimo mese che l'ho utilizzato sempre, ho utilizzato un altro pennello che non ho qui adesso, quindi sto prendendo questo Kabuki e quindi lo utilizzo in maniera molto parsimoniosa perché col Kabuki la situazione diventa abbastanza, vedete già come colora? E mi è piaciuto tantissimo appunto avere le guance di questo rosso intenso con il rossetto magenta o comunque un rosso, un prugna, un vinaccia, perché appunto mi dava proprio l'idea dell'effetto del freddo che vedo ad esempio su Sofia o sui bambini che si fa questa pelle bianca bianca chiara con queste guance rosse rosse anche un po' sul naso, e naturalmente sul naso non mi azzardavo a metterlo perché non volevo esagerare, però insomma questo effetto di freddo sul viso tonificante, questo effetto tonico, no? Sul viso del freddo mi piace tantissimo e quindi l'ho riprodotto un po' con il make-up utilizzando questo fare questo ombretto che in realtà appunto non è un blush e a novembre volevo menzionarvi, visto che non ho fatto i preferiti di novembre, assolutamente questo illuminante della Benecos che vi ho fatto già vedere forse nell'altro video di ottobre, ho continuato ad utilizzarlo, poi c'è avuto appunto questo episodio intenso di problemi al viso e quindi poi non mi sono proprio truccata, ho utilizzato soltanto il rossetto e un po' di questo ombretto come blush, però non ho usato trucchi particolari. E niente, il video dei preferiti del mese di dicembre finisce qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!